Durante tutta la mia carriera, la domanda che mi fanno da sempre, ma Moana, com'era Moana? Chi era Moana? Moana è morta o è scappata, si è rifatta una vita? Mi chiedono sempre di tutto di più di Moana. Il mio secondo film è stato il primo film di Moana, fantastica Moana, poi Bella di giorno e tutti gli altri film. Facevo il suo amante, il suo ragazzo, il suo amico, mi voleva sempre. Moana, io e lei avevamo un rapporto molto particolare insieme. Ero il ragazzo più clean dei pornostar dell'epoca, più clean nel senso quello con la faccia non da pornostar, quindi simile a lei. Infatti ero l'unico che aveva accesso alla sua stanza. Moana era sempre un po' distaccata, non snob, distaccata, nel senso che tutto il resto della troupe era in un posto e lei aveva la sua stanza, stava da sola e ero l'unico che faceva entrare in stanza sua, ci sedevamo, si parlava, si discuteva, mi faceva delle domande tipo: Rocco, ma come sono? Ma com'è la francese nuova? Ma questi ragazzi? Non criticava mai nessuno, però era curiosa. Mi diceva: ma secondo te? Mi poneva delle domande come se lei non facesse parte di questo mondo, quindi secondo te loro fanno per davvero, godono per davvero, secondo te chi è la pornostar del momento, cioè lei era totalmente distaccata, però poi la vedevo in TV, perché io all'epoca in TV non ci andavo, la vedevo in TV e dicevo, pazzesca, che classe, che bella, super sportiva, c'è cioè una statua, una ragazza pazzesca. Quindi vedevo un'altra Moana, lì proprio quasi fragile, quasi un'altra persona. In TV la vedevo molto più sicura di sé. La vedevo proprio come se si fosse data una sorta di, non voglio dire di personaggio, piuttosto di scudo, ecco, di scudo protettivo. Quindi era una ragazza mai volgare, mai aggressiva, mi ricordo una volta una giornalista l'attaccò perché gli diceva: io non ho nulla contro quello che fai, quello che non mi piace è che tu faccia sesso anale. Il sedere, l'ano, non è stato fatto per prendere il cazzo o quello che ti pare, è stato fatto per altro. E lei gli ha risposto in maniera molto simpatica: sicuramente sì, ma che colpa ne ho se io godo prendendolo lì? E lì ho detto: Moana è altro livello, cioè non ce n'è, è un altro livello. Questa è la vera Moana. Anche se poi in realtà Moana, dalla parte di, cioè dal punto di vista sex, era abbastanza settica. Adesso mi direte: Rocco, ma che cazzo dici, ragazzi? Ho fatto il fidanzato, l'amante, ho fatto tutto con lei, facevamo le orge, tutto quello che c'è, disponibilissima, faceva tutto, ma non era mai dentro, cioè non era mai trasportata. Vedevi che non era. Allora, le pornostar vere, ricordo in America, mi chiamano in America, ero già in America quando arriva Moana a fare due film. I produttori erano siciliani, Ginni e Filippo, non posso dire i cognomi per privacy. Erano i produttori di Moana, siciliani, mi chiamano, mi fanno: Rocco, vorremmo te con Moana, si sente più a suo agio, sono i primi film in America, però mi fai anche scene con americane, no problem, sono qui, no problem. Quindi mi ricordo che inizio le mie scene con le americane, Moana viene a vedere, alla fine della scena mi fa: Rocco, ma queste sono assatanate, cioè, ma è pazzesco. Io gli ho detto: no, Moana, questo è il vero porno. Il vero porno è questo, non è quello che facciamo in Italia, dove quando tu devi iniziare la scena con me, se non ti danno l'azione neanche parti, quando parti sei totalmente, non sei con me. E lei mi fa: sì, è vero, perché un po' mi vergogno, un po' pensavo che, ecco, questo è il problema, che in Italia c'era questa concezione della sessualità ancora peccatoria, ancora come se facevi qualcosa che non era giusto. Pensate a Rossana Doll, vi ricordate Rossana Doll? Faceva film con Moana anche lei, e in uno dei film di Moana io facevo una scena con Rossana Doll in cui Rossana mi faceva un bel pompino pazzesco prima, pompino in cui io ero sdraiato proprio settimo cielo,
Appena accendono la camera, cambia tutto, diventa statica, stesso movimento, zero coinvolgimento. Alla domanda in cui gli dico: ma Rossana, alla fine, ma perché non me l'hai fatto come all'inizio? Rocco, se no pensano che sono una troia, se c'è qualcuno che mi riconosce, dice: ma guarda che troia che è questa. Questo era il porno degli anni 80 degli italiani. Io ricordo, ma è vero, le ragazze soffrivano, mi ricordo anche alcuni elettricisti romani, perché la troupe era tutta di Roma, che facevano finta di essere lì per caso, no? No, io faccio i film normali, oh, qua c'è sto a fare sto film stavolta, ma in realtà faccio i film normali. Poi invece erano sempre loro, solo loro, però mentre si girava non si prendeva l'audio, quindi non prendendo l'audio loro parlavano. E mi ricordo durante le scene anali, loro: a Rocco, dimmi che si è magnata questa ieri, dimmi che si è magnata, che ci vedi nel buco? Ecco, questo era il porno. Da un lato faceva ridere, dall'altro non molto, perché non lasciava mai la possibilità del coinvolgimento agli attori. E devo dire che Moana, dopo quell'esperienza americana, è tornata in Italia ed era migliorata un po'. Si capiva che si era resa conto di cos'era il vero porno, cos'è il vero sesso. Perché non bisogna vergognarsi, non bisogna vergognarsi davanti alla telecamera di dare il massimo, di dare quello che in realtà poi tutti vorrebbero dare alla vita privata. Tutti guardano il porno perché aiutiamo loro a casa a liberarsi di quello che vorrebbero fare, magari perché è la stessa linea di pensiero. Abbiamo ricevuto la stessa educazione. Lasciamo perdere chi ce l'ha imposta, chi ce l'ha mandata, non voglio parlare di quello, voglio parlare di Moana. Però Moana purtroppo non l'abbiamo mai vista al top, perché è nata in un'epoca e in un'era in cui questo era vietato, far vedere la donna che gode. Poi in realtà di suo lei non era molto sex, e non gliene fregava un cazzo. Moana mi diceva sempre: oh, qui nella mia vita il mio vero orgasmo è lo sport, faceva apnea. Moana era una sportiva pazzesca, faceva ore e ore di sport. Mi ricordo che durante le vacanze, non faceva mai la vacanza vada al sole, non gliene fregava niente. Andava in Egitto e faceva apnee, era arrivata a 60-70 metri, cioè una forza della natura, un fisico pazzesco. Quindi faceva tantissimo sport e credo che avesse una vita sentimentale abbastanza travagliata, nel senso che era con un ragazzo che però si diceva un ragazzo non etero, quindi stava con lui per altro, per amore più che per il sesso, tutte situazioni particolari. Quello che voglio dire di Moana, che Moana, per quella che l'ho conosciuta io, era una donna fantastica, irripetibile, di gran classe, vera. E che è morta purtroppo di tumore, non di HIV, l'avrei detto, non è mai morta da HIV, perché Moana, l'ultimo film che abbiamo fatto insieme, pesava praticamente 50 kg, aveva degli occhiali neri ed era tornata da Lione, centro tumori di Lione. Però perché si dice che porno vuol dire HIV, mal di denti vuol dire HIV, cioè se un pornostar sta male a qualsiasi cazzata, deve aver preso l'HIV. Anche se oggi l'HIV fa molto meno paura di prima, oggi ci si cura per fortuna, però comunque all'epoca un minimo problema era HIV. Moana muore in poco tempo, cos'è l'HIV? No, è tumore, ragazzi. È morta a Lione con un tumore ed è purtroppo morta, perché l'ultima volta che ho visto Moana era al ristorante Fico d'India, La Storta, Roma, accompagnata da Schicchi e dal marito, e si teneva in piedi, sembrava un fantasma. Io mi alzo per andarla a salutare e lei mi fa un sorrisino, mi fa così con le mani, corre Valentino, il maître d'hôtel che conoscevamo, mangiavamo tutti lì, e mi dice: Rocco, non Moana quando esce verrà a salutarti lei, non vuole farsi vedere così, eravamo in un tavolo tutti attori, tante persone, ti verrà a salutare lei. Moana esce, io ho detto no problem, esce e da lontano mi fa così. Questa è l'ultima volta che ho visto Moana. Dopodiché, credo un mese dopo, se n'è andata. Grande Moana.